poi giudiziariamente le cose non sono andate bene. Ecco, questo libro secondo me si compie un atto di verità e soprattutto si restituisce anche dignità ad Antonino Scopelliti. La strategia per capirci era questa: si colpiva Scopelliti, si lanciava un primo segnale, e quando in effetti poi come la classe politica non riuscì a mantenere gli accordi che erano stati presi, tenete conto che in Cassazione per un primo periodo operava un magistrato che diciamo soleva annullare le sentenze anche per un timbro, per un garantismo operoso esasperato. Ci fu a un certo punto un meccanismo che si è messo in atto d'accordo con il ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca, bisogna darne atto, insomma, per cui venne disposta la rotazione in presidenza delle sezioni che si occupavano di processi di mafia, e insomma il processo di Palermo non passò giudicato. La strategia successiva fu una dichiarazione di guerra allo Stato con l'omicidio ovviamente di Sarbolima, che pagò il prezzo di non aver potuto garantire questi patti segreti che c'erano con la magistratura romana. Fu ucciso con dei cugini Salvo, che era il maggiore esattore palermitano, ma soprattutto un uomo politico importante. Qualcuno diceva che fossero pure combinati, cioè fossero dei mafiosi. Poi si colpirono Giovanni Falcone e Borsellino, poi si colpirono le grandi città italiane per far fermare, venne dichiarata la cosa dello Stato, per far fermare lo Stato e indurlo ad arrivare ad un patto. E poi arriviamo ai giorni nostri, perché di questo patto insomma si sta parlando di inchieste che sono in corso, se ne parlò in un'inchiesta poi archiviata, si chiama Sistemi Criminali, avviata dalla Procura di Palermo, e poi viene archiviata per ragioni ovviamente legate alla necessità di provare le cose. Quindi questo era il contesto. In questo contesto, secondo diciamo questi pentiti, venne commesso l'omicidio Scopelliti. Ed è una tesi che io in qualche maniera mi sento di condividere, anche se giudiziariamente voglio dire non ha nessun riscontro. In questo libro si parla anche di questo. E poi il libro di Paride è anche un libro, secondo me, che invita alla riflessione ma anche alla ribellione. La ribellione che deve pervadere quotidianamente chi è nato in queste terre qui. Noi abbiamo l'obbligo di arrabbiarci, abbiamo l'obbligo di testimoniare il nostro lavoro, le nostre parole, i nostri gesti, la nostra vita quotidiana, insomma, che si può vivere diversamente, che abbiamo diritto più degli altri di vivere in modo serio, in una regione che ha dovuto subire la piaga dell'immigrazione con i nostri giovani. Noi abbiamo dovuto lasciare i nostri paesi per andare a lavorare altrove. Già questa era una cosa, una presa enorme che avevamo, non ce ne ritravamo di essere presi a calcio un giorno in faccia dai mafiosi che ci impediscono di lavorare, di pensare e di sognare. Quindi è un libro di testimonianza, questo di Paride, nei confronti di uomini che hanno speso la loro vita, insomma, in difesa dello Stato, soprattutto per l'affermazione della giustizia. C'è pure la storia di un magistrato, ecco, un ragazzo, un giovane come me, si chiamava Rosario Livatino, aveva scelto di vivere la sua vita nella sua città. Qui ci sono delle cose che io stimo di più, perché un uomo che si sente la verità, una persona abituata, voi magari ascoltate in televisione, sapete le frame, ma sapete cose, di solito buone, guardate, e uno che mi dice quello che pensa, per cui è testimone, come dire, non solo nel suo lavoro, ma con la sua presenza nelle scuole, in occasione di questi incontri, una vita spesa a favore della propria comunità. Non so, Nicola Gratteri, come tanti magistrati che ci hanno richiesto le pene, ha scelto di rimanere a vivere nel suo paese, che lui vive insomma a Gerace, nella Locri dove è nato e dove combatte, perché Nicola Gratteri combatte. Credo che abbia ormai talmente paura di lui, secondo me è una paura tale, perché si sindrome di Stoccolma, cioè alla fine Gratteri in qualche maniera lo, questi qui lo rispettano, proprio perché è un uomo coraggioso, non ha paura di sfidarlo, anche se noi sappiamo, prima lo dice, insomma, quante volte ha tentato appunto di eliminarlo. Ecco, c'è la testimonianza di questo ragazzo in questo libro, un ragazzo siciliano che si chiamava Rosario Livatino, che sceglie di vivere nella sua vita, di continuare a fare il magistrato, che gelo, come dire, combattere, quasi essere un missionario, di combattere questa crociata contro la mafia nella città, insomma, dove era nato, nella zona della Sicilia dove era nato. E questo non poteva essere in un modo accettato, perché era una forma di indebolimento della mafia. La mafia doveva eliminarlo, insomma, e lo elimina in modo brutale. Ricordatevi, viene affiancato mentre guida una forte fiesta da quei killer che poi fuggiranno, tra l'altro in Germania, saranno arrestati in Germania, secondo uno schema del classico. A un certo punto anche la mafia siciliana è messa in atto per confondere gli investitori. Poi ci sono gli uomini sfondi dello Stato, quelli che quando alcuni dicevano, perdonami, dicevano
di fronte agli assassini che ammazzavano i poliziotti, molte volte figli del Sud, su questo sono d'accordo con Pasolini, non d'accordo con tutti quelli che dicevano altro quando ammazzavano i figli del Sud, avevano il coraggio di combattere, insomma, l'aggressione, il terrorismo rosso e nero, ci sono la storia anche di magistrati ammazzati, perché alcuni questi assassini li chiamavano compagni di sbaglio, insomma, chi ammazzano sbaglia, è un momento per loro, come dire, fatale per quanto mi riguarda, io il pugno alla violenza, quindi ecco, ci sono le storie anche di questi magistrati, uno tra questi è Mario Amato, insomma, un magistrato che combatte in aree, in sono i nuclei armati rivoluzionari, sono stati fondati da Giuseppe Ferravanti e Francesca Mano, due assassini che sono tornati in libertà, nonostante le condanne dell'ergastolo e la condanna della strage di Bologna, probabilmente non hanno commesso, insomma, combatteva questo gruppo Denar, lo faceva coraggiosamente ed era tra l'altro isolato, perché intorno alla versione nera si sviluppavano pure rapporti trasversali con ambienti della massoneria legata, ricordo a tutti la loggia del 42, e anche intorno a ambienti politici che erano tolleranti e utilizzavano il terrorismo della versione nera appunto per condizionare un po' la storia d'Italia e per spingere il nostro paese verso la deriva, secondo me, insomma, della dittatura. E poi naturalmente c'era pure la versione rossa, quella dei compagni che sbagliano, quelli che ammazzavano persino i sindacalisti, ne ricordo uno per tutti, che era Guido Rossa, non aveva altra colpa, perché sono un periodo coraggioso per tutti i mezzo. Ecco, questo libro si rende anche onore, si dà dignità e si ricorda questa gente, altrimenti insomma sarebbe stato assolutamente, come dire, dimenticato. Ne cito uno, che ho citato Mario Amato, insomma, ci sono Leonardo, e cito io Alessandrini, insomma, che mi ha ammazzato invece da prima linea. Perché dico si restituisce l'unità? Perché ecco, se voi leggete il libro di Mario Calabresi, scusami se introduco questo argomento, è un libro veramente bello e spiega perché è un ragazzo di 40 anni di mente, il direttore della stampa. Se voi leggete il libro di Mario Calabresi, in cui racconta come è cresciuto, come ha ammazzato il padre, e capirete che cosa vive il figlio di un magistrato. Dove è ammazzato la madre con il terrorismo, come una vita sia monca, cioè come tu cresca senza il padre, e a volte senti parlare di tuo padre come se fosse lui un carnefice, un boia, e quindi come se fosse stato giusto ammazzarlo. Cioè, non era giusto ammazzare Mario Amato, non era giusto ammazzare Emilio Alessandrini, non era giusto ammazzare tutti questi magistrati che sono morti appunto in Calabria, in Sicilia in modo preponderante, ma anche in altre regioni. Ho voluto aprire con Bruno Caccio perché insomma quella verità sulla luce di Bruno Caccio è una verità che emerge subito, cioè da subito si capisce che insomma inizialmente si pensa anche in quel caso di non viceversa, invece non era così. Quindi io ve lo consiglio questo libro e dovete compiere un gesto proprio di sano repetitivo, che è quello che manca spesso nella nostra regione. Abbiamo troppa attenzione forse verso questi nostri genitori, li portiamo il massimo rispetto, ma che hanno colpe generazionali, sono sempre frenati, ci hanno sempre detto stai calmo, ci hanno sempre invitato a trovare soluzioni di compromesso, non perché ci volessero male o volessero male la nostra regione, perché nei confronti di un figlio, insomma, sia anche egoistici, cioè, si cerca di aiutare e disporre il meno possibile. Leggendo questo libro io verrà voglia, insomma, invece di coltivare il sano ribellismo di Calabresi. E il sano ribellismo, questo io lo ricordo sempre, è un tema che mi affascina, non il sano, in quel caso il violento ribellismo giustificato dei nostri briganti. Io sono un amante della storia del brigantaggio e comprendo perfettamente la differenza che c'è tra i briganti della Dramica, cioè in assoluto i briganti erano dei calabresi i quali venivano bruciati alle case, violentati alle mogli da un esercito di piemontesi, 140.000 uomini che erano venuti nelle nostre zone per andare di comandare. Quindi non dobbiamo avere, come dire, lo spirito violento dei briganti, ma coltivare la voglia di ribellarci di fronte agli assassini che ci impediscono di sognare. Questo libro che vi farà venire questa voglia. Grazie.